31-4 prima. E azione! Il film è un'opera che in realtà include contributi artistici e professionali di ogni natura. Uno importantissimo su tutti, sicuramente, oltre alla fotografia, la recitazione, eccetera, è la musica. Abbiamo deciso di prenderci tre musicisti e tre band per fare la colonna sonora, quindi. Nella fattispecie sono tre musicisti del panorama della scena milanese, che sono Mauro Buttafava, Gipo Currado e Mel Morcone, ciascuno dei quali ha sviluppato un tema per ogni episodio. C'era questo concorso All'Overground a Monza, tramite il quale siamo riusciti a far arrivare un nostro CD ad Attilio, al regista, che sotto dosi di pesanti sostanze non meglio specificate ci ha chiesto di collaborare appunto alla colonna sonora e di fare una piccola parte nel film. Mi ricordo ancora quando siamo andati a parlarci e ha cercato di torturare anche me davanti alla macchina da presa, ma non ce l'ha fatta e sono stato più bravo. Lui è Francesco, chitarrista. L'altro chitarrista vicino a lui, Domenico. Abbiamo l'ultimo componente del gruppo, no, è bravissimo, l'ultimo arrivato, ma non per questo, eh? Davide, batterista. E abbiamo Daniel, che in questo caso impersona Harry Potter. No, il bassistone. Poi ci sono io che canto e che diffondo ilarità tra i popoli. Mi arriva una telefonata dai signori organizzatori di Overground e mi dicono: va che il regista ha detto che ti vuole. Faccio: per cosa? Mi fa: sì, perché c'era questo tipo qua che guardava le storie, i gruppi, perché cercava qualche gruppo o qualche artista per farlo suonare nel film. Ho detto: orca miseria, una bomba. È successo che mi ha detto: ok, mi piace la tua canzone, Aria di Tempesta. Ho detto: ah. Quindi ho pensato: ah, sarà un film di esplosioni, bombe atomiche. Di fatto mi sono trovato a realizzare questa canzone con i Silian Hill. Qual era quello di mettere a contatto una serie di giovani ragazzi che avrebbero recitato oppure prestato la loro opera in qualità di assistenti dietro la camera con una serie di professionisti che già questo lavoro facevano parecchio tempo. In realtà la stessa cosa è successa nella musica. La risorsa fondamentale per poter per arrivare alla fine del film non sono state le economie, ma proprio la relazione, il rapporto umano profondo e forte che c'era fra le persone, i professionisti che hanno lavorato all'interno del film. Quella è stata la vera unica risorsa, l'intenso desiderio di lavorare insieme, l'intenso desiderio di portare a compimento un progetto difficile, un progetto ardito, un progetto rischioso anche. Tutti erano molto motivati dentro, tutti erano molto dentro la storia, ma proprio tutti. Ragione per cui in certi momenti tutti quanti sentivano il diritto di dire qualcosa, comprensibilmente, perché comunque cioè, sei dentro, sei lì. Per cui io mi ricordo un momento molto preciso che stavamo girando il terzo episodio, che a un certo punto scoppia una diatriba sul numero di lettere che Leo doveva prendere in mano. E io dicevo una, un altro diceva tutte, l'altro. Ed è stata una specie di assemblea in stile 68, in cui tutti, dalla truccatrice ai ragazzetti stagisti, ogni tanto si inserivano in questa battaglia furiosa per il numero di lettere che lei doveva avere in mano in un'inquadratura che durava 3 secondi e per la quale abbiamo perso tantissimo tempo. Da un punto di vista è una cosa brutta, dall'altro invece è una cosa interessante, perché comunque proprio per quel tipo di partecipazione certe difficoltà le abbiamo sicuramente superate. Arriviamo finalmente a finire questo film e prima cosa che facciamo lo iscriviamo subito al Festival di Cannes, in tutte le sezioni possibili.
dalla Palma d'Oro fino alla SID, fino chiaramente ai Grand Junior. Una fede inspiegabile e ingiustificata nel fatto che potessimo in qualche modo finire lì, chiaramente ce l'avevamo. Sta di fatto che quando succede, poi alla fine sei sempre impreparato. Chi teneva i contatti, tutti i contatti, era Valerio, il direttore della fotografia, perché parla francese. Apre l'email e vede comunicazione ufficiale, mettetevi in contatto con noi al più presto perché siamo interessati, questa cosa che sarà. Lui chiaramente non riesce a tenersela fino alla mattina dopo, ci chiama tutti all'una del mattino. All'una del mattino scoppia un grandissimo casino tra di noi. Chiamo Mario e dico: Mario, dobbiamo organizzare un grande autobus che porti tutti a Cannes. Autobus che noi ribattezzeremo Diaribus. Lo carichiamo con tutti, assistenti, musicisti, tecnici, fonici, chiaramente il direttore della fotografia in realtà era già là, e a questo autobus di 50 persone si aggiungono altre 20 macchine, altre 10 macchine. C'è la prima proiezione, quando noi vediamo questa prima proiezione in realtà la giuria aveva già deciso chi avesse vinto o meno, anche se non ci aveva comunicato. E ci dice però: ragazzi, mi raccomando, siate presenti, visto che siete qui, tra due ore c'è, oggi pomeriggio c'è la dichiarazione di chi ha vinto o meno, fatevi vedere almeno in sala stampa. E noi chiaramente tutti lì eravamo e tutti lì ci presentiamo, riempiendo così questa saletta stampa, che insomma era molto piccola, e attorniando come un'orda di italiani invasori questa piccola saletta stampa. Per cui io sono convinto che italiani invasori e tutti ansiosi di sentirsi dire: avete vinto voi. Quindi proprio questi poveri giurati che erano attorniati, e credo ci abbiano premiato per timore. Non credo di essere riuscito a ringraziare nessuno, non credo di essere riuscito a dire nulla di intelligente, tranne che perplesso di fronte a queste scenate di euforia e isterismo collettivo, sono uscito soltanto io a questi francesi: scusateci, questi francesi molto composti e comunque molto, molto meravigliati in questo caso, scusateci, siamo italiani, meno di così non riusciamo a fare, e meno chiasso di così non riusciamo a fare, e comunque grazie.